discorso duro, direttamente dalla mente e dalla penna dell'ingegnere Albesiano, ex MVI Agusta e poi passato al gruppo Piaggio, quindi ad Aprigo. Questa moto direi che è veramente una moto interessante, è una moto diversa, monta un motore 7,5 bicilindrico L e Ducati, ho parlato di Ducati molto spesso e quindi ci si confonde facilmente, è un motore bicilindrico a V, qualche aprilista si potrebbe offendere. È una moto molto divertente, molto proprio da pura guida, infatti monta un serbatoio molto piccolo con un'autonomia decisamente ridotta, 12 litri di serbatoio, ricorda le vecchie enduro stradali che si compravano all'inizio degli anni 90. Però questa è una moto dalle notevoli prestazioni, è una moto molto divertente, addirittura come esordio era stata portata dal gruppo Aprilia ad un'importante gara negli Stati Uniti, e gara in parte fuoristradistica, in parte stradistica, e aveva vinto la categoria, insomma direi che il risultato era notevole. 7,5, sì, abbastanza piccola, però rimane una moto, un motore sufficiente per questo tipo di utilizzo, e infatti ne è stata fatta poi una versione 1200 che, per passatemi il termine, non paga sufficientemente, nel senso che i cavalli sono sicuramente di più, la coppia è sicuramente maggiore, però effettivamente questo appesantire tutta la struttura non rende giustizia alle doti di questa 7,5. Quindi questa è una moto interessante, una moto abbastanza economica, una moto facile anche da mantenere, e quindi è una moto consigliabilissima.